Pace e bene a tutti. Santa giornata. Bravissimi, ce la fate ancora? Avanti tutta con l'aiuto di Dio. Bene, oggi, come vi abbiamo detto all'inizio, trattiamo della... di che? Magnanimità. Dici che è sta parola alla quale già ci ha introdotti Padre Angelo. Di per sé è la sorella gemella della pazienza. Anzi, San Paolo, nell'elenco della lettera ai Galati, usa solo il termine magnanimità. Poi sarà San Girolamo, traducendo la Bibbia in latino, a sdoppiarle per darci due aspetti, aiutarci a capirle meglio. La pazienza cos'era? Faccio il segno. Cos'era? La pazienza, quando abbiamo detto che cos'è la pazienza? Aiuto, eh? La pazienza, saper portare il peso, stare nelle situazioni. Adesso vediamo la magnanimità, già lo dice la parola cos'è. Magno animo, non in romano me magno l'animo, vuol dire animo grande. Dice, chi ha un animo grande? Chi pesa 350 kg? No, cerchiamo di capire. Allora, l'animo grande o longanimità, potremmo darci tre punti, è proprio di chi sa dare tempo, sa accogliere e dare spazio agli altri e ha compassione. Allora, per capire questa qualità bellissima che è propria di Dio e infonde Lui nelle nostre anime, dobbiamo guardare un attimino a Lui. Sì, perché noi stiamo parlando di frutti dello Spirito, ok? Uso subito un'immagine così capiamo. Un palloncino, se lo volete usare come decoro, che sia bello gonfio o magari voli pure, ha bisogno di essere gonfiato. La nostra anima, se non è gonfia dello Spirito di Dio, se non preghiamo, resta aria fritta tutto quello che vi dico, ok? Quindi questo frutto bellissimo lo capiamo guardando un po' al buon Dio. E pensate, già quando il Signore rivela il suo nome a Mosè, nell'Antico Testamento, dice proprio che una delle sue qualità è la magnanimità. Dice infatti, il Signore tuo Dio, lento all'ira e ricco di grazia e di misericordia. Questo lento all'ira, che non vuol dire che prima o poi s'adira e so guai. No, questa capacità di saper procrastinare, di dare tempo. Guardiamo ancora all'agire di Dio nella nostra vita, e San Paolo che parla di magnanimità, come la intende? Il fatto che Dio gli abbia dato fiducia, lo abbia aspettato, gli abbia dato tempo per cambiare. C'è un passo nel libro della Sapienza che dice: Signore, tu tutto puoi e dai ai tuoi figli il tempo di pentirsi, per questo non guardi ai loro peccati in vista del pentimento. Ecco, questa qualità bella di Dio che innanzitutto si manifesta nel saper dare tempo in modo di crescere. Attenti, questo non vuol dire che, vabbè, fai quel che vuoi, tanto c'è tempo finché la barca va. No, il Signore a volte non impedisce che la correzione ci arrivi nella vita, cioè che prima o poi il male, più o meno consapevolmente scelto, ci ritorna. E non perché Dio è cattivo, ah, mo te castigo, mo te faccio vedere io. No, perché l'amore è una verità, la creazione è un ordine. Se noi infrangiamo la verità e l'ordine, ce ne andiamo fuori strada e ci facciamo sempre male. Pensate alla natura stessa, cosa ci ha detto Papa Francesco? Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, la natura mai. Perché se tu le vai contro, prima o poi ti ritorna il male che hai fatto. Allora Dio non impedisce una forma di correzione, una forma di educazione anche nella nostra vita, ma sa darci tempo per crescere. Perché? Perché Lui è il Signore del tempo. Lui, detto simpaticamente, ha voglia che ne ha di tempo, è eterno. Noi invece perché a volte non siamo magnanimi? Perché vogliamo tutto e subito. E questo vale sia con noi che con gli altri. Pensiamo con noi, siamo in cammino di crescita, a volte non abbiamo pazienza con noi stessi, ci arrabbiamo, ci, potremmo dire, deprimiamo perché? Perché ma di nuovo sono caduto, ma possibile? E ci arrabbiamo con noi. Sapete San Francesco di Sales, santo della mitezza? Si dice che dovette combattere con la sua irascibilità 24 anni. Sapete che vuol dire? Che per 24 anni ci ha pregato, confessato, si è andato a confrontare con qualcuno, ha combattuto, ma da uomo iroso oggi è ricordato come il santo della mitezza. Ma c'è un cammino, c'è da avere pazienza, non siamo degli interruttori, e questo vale anche nel rapporto con gli altri, cioè saper dare agli altri il tempo per poter crescere. Pensate anche in un rapporto di coppia. Se in una coppia, ad esempio,
ci si impara a dire le cose, perché uno dei litigi è pensare, questo soprattutto le donne, pensare che l'altro capisca e prendersela male se non capisce, poi gli fai i chiodi così pensi che lui capisca quello che non ha capito. No, tanto facile, di quello che ti serve, facciamo prima, cioè impari a dire, sai, mi farebbe piacere questo, mi dispiace questa cosa, ti andrebbe di fare quest'altra, ok, però una volta che gliel'hai detto, devi saper aspettare anche il tempo della sua libertà che lui o lei lo faccia. Nell'educazione dei giovani, per esempio, magari arrivano all'adolescenza, gioventù, a chiesa te salutano, non vengono più, si sono persi il rapporto con Dio per strada e tu gli fai i chiodi, vieni, ma quello ci può pure venire. Ma se viene per fare un favore a te, che Gesù non lo incontra, farà la parte del bravo ragazzo. Sapete, quelli da chiesa, da oratorio, che vanno giusto per e poi fanno l'esatto opposto fuori. Non serve, incontra Gesù, aprigli il cuore, allora lì sì che è bello, dici io vado ad attingere a Cristo per amare di più, ma se questo incontro non c'è, che io faccio le cose per fare un favore a te, non serve, devo dare tempo di maturare, questo è quello che fa Dio, questo è quello che fa il magnanimo, questa capacità di dare tempo. C'era una volta un ragazzo che era alle prese con un bruco che stava diventando farfalla, allora il bruchetto spunta dal bozzolino e inizia pian pianino a uscire. Questo bambino vede la testolina e questo bruco ormai che pensava farfalla, che faticava, allora pensa, mo gli do una mano. Va, prende un coltellino, incide il bozzoletto, tutto contento, dice, gli ho evitato la fatica, ed esce fuori un vermone tutto ancora malforme, tutto brutto, insomma sto poraccio da lì a poco è morto. Perché? Perché aveva bisogno di tempo. Quello sfregamento era necessario perché si potessero sviluppare le ali e diventare farfalla. Che bello sapere che Dio ci dà questo tempo per crescere, che ovviamente non significa, come dicevo, fa quel che vuoi, che tanto, no, ma che ci accompagna gradualmente. Secondo punto, la magnanimità è quella capacità bella di saper accogliere, far spazio e dare spazio. Cosa vuol dire? Il contrario cos'è? La grettezza, sapete, chi vuole tutto e subito, chi è selettivo, chi quello sì e quello no, a quello gli voglio bene, a quello no, quello è così e quello è cos'ha. La magnanimità, un animo grande, pensate a Gesù in croce, le braccia aperte per tutti, fino alla fine, anche mentre viene crocifisso e offeso, continua ad accogliere, a offrire il perdono. Ecco la larghezza, la grandezza d'animo di Dio, in Lui c'è posto per tutti, sempre. Ed è la capacità bella di dare spazio, non come facciamo noi a volte. Ci sono quelli che invece occupano spazio. In Piemonte da me dicono faso tutto mi. Ci sono quelli che fanno tutto loro, meglio di loro non c'è nessuno, non fanno spazio a nessuno. A volte abbiamo tristi esempi anche nei responsabili o nella politica, no? Così tanto generosi a lasciare le poltrone ai giovani e chi abbia magari qualche capacità in più. No, saper dare spazio. Pensate all'esempio bello di Benedetto XVI, che da Papa, quando si è reso conto di non aver più le forze per portare avanti quel ministero, con un atto di umiltà grande ha detto, la Chiesa è di Cristo, non è mia, io faccio un passo indietro, Dio manderà qualcuno in grado di svolgere questo ministero. Ecco Papa Francesco, lo abbiamo grazie all'umiltà di Papa Benedetto. Allora questa capacità bella di dare spazio agli altri, ma pensate, mi avvio poi all'ultimo punto, pensate a Dio che bello, pensate alla creazione, no? Non so se ricordate qualcuno vagamente, ve la riassumo in 2 secondi. Dio che crea tutto, cielo, la terra, la luce, le piante, gli animali, al culmine fa l'uomo e la donna, cioè tutto è per voi. E poi dice la Genesi, li pose nel giardino perché lo coltivassero e lo custodissero, tradotto, io ho creato tutto, lo affido a voi, portate avanti voi quest'opera. Pensate che bello. O l'ascensione di Gesù, nostro Signore muore e risorge, sta 40 giorni con i suoi perché non ci credevano, oh ma è possibile, sei tu, so io, guarda, tocca, datemi da mangiare, sono io, 40 giorni per convincerli, passano 40 giorni, sta con loro, a un certo punto cosa fa? Ascende al cielo, cioè torna al Padre, e i discepoli, ci dice Luca, stavano impalati così, magari avranno pensato, ma come, mo sei risorto, bello, ti vediamo tutti, ma è facile, insomma, la gente ti vede visibile, insomma, abbiamo risolto il problema. Date, tocca a voi, io sarò con voi ogni giorno, nascosto nei sacramenti, nella parola, agisco con voi, ma andate, tocca a voi. Dio fa un passo indietro per farci crescere. Ultimo punto che tocchiamo solo,
Tutto questo però, miei cari, è possibile, cioè dare tempo, fare spazio, dar modo di crescere, se nel cuore c'è la compassione, cioè se c'è un patire con, cioè sentire l'altro come cosa mia, avere a cuore profondamente l'altro. Sapete, questo termine in ebraico richiama le viscere della mamma, cioè avere veramente a cuore questo quasi dolore profondo per il bene dell'altro, cioè avere davvero a cuore l'altro come qualcosa che mi appartiene. Chissà se questo sentimento a volte ci abita. Concludo con una piccola storia. C'era una volta una persona che andò dal suo padre spirituale e si lamentava e diceva: ma io non ce la faccio più, ma sta situazione non cambia mai, basta, non riesco più e non è possibile. Allora il padre spirituale gli sorrise, gli disse, lo ascoltò, gli parlò un po' e alla fine gli disse: vieni qui, prese un po' di cenere dal camino, mettila in questo bicchiere, e mise la cenere nel bicchiere. Cosa vedi? Dell'acqua sporchissima. Adesso vieni con me. Prese la stessa quantità di cenere, uscirono e lì vicino c'era il mare, vicino a questa chiesina. Buttalo nel mare. Lo gettò nel mare e disse: cosa vedi? Che vedo, l'acqua ha assorbito tutto, è come prima. Vedi, gli disse questo padre spirituale, tu ogni giorno, in tantissime scelte, devi scegliere se essere come questo bicchiere d'acqua o come il mare. Se vuoi essere come questo bicchiere, limitati a fermarti sui problemi e a volerli risolvere subito e a disperarti se non accade. Se vuoi essere come il mare, è a Dio che devi guardare e il suo spirito invocare, perché così il tuo animo egli possa dilatare.